Nell'appuntamento di Dal Vivo di oggi abbiamo in collegamento con noi Francesco Iandola, direttore comitato esecutivo di Fondazione De Marchi Onlus, che ci parlerà del nuovo reparto di pediatria del Policlinico di Milano. Buongiorno, allora ci può parlare brevemente della Fondazione De Marchi Onlus? Sì, la Fondazione De Marchi è un'associazione che è nata 40 anni fa dalla volontà di genitori e medici che curavano bambini e avevano bambini in cura presso la clinica De Marchi. Il desiderio è quello di offrire una cura sempre migliore e negli anni si è sviluppata. Infatti adesso noi cerchiamo di garantire le migliori cure possibili ai bambini colpiti da gravi patologie croniche e non solo, che vengono curati in clinica De Marchi, che è la clinica pediatrica del Policlinico, ma non solo le cure mediche, cerchiamo di occuparci di tutta la loro vita, del loro benessere generale. Abbiamo anche lanciato un progetto chiamato un ospedale mica male, proprio per far sì che questi bambini possano vivere all'interno dell'ospedale in modo più sereno possibile, ma anche al di fuori possano avere una vita il più vicina possibile a quella dei bambini sani. Quindi interveniamo aiutando le famiglie, organizzando vacanze assistite, feste, abbiamo la psicoterapeuta, la psicologa, abbiamo la pet therapy, arte terapia, facciamo il possibile perché questi bambini siano il più sereno possibile in casa e in ospedale. E, prego. No, beh, se vuole aggiungere altro. Sì, no, tra altre cose appunto cerchiamo anche di rendere gli ambienti il più possibile accoglienti. Qualche anno fa abbiamo donato un attacco all'ospedale e attorno all'attacco abbiamo creato un ambiente che è simile a uno sfondo marino. Con proiettori, il bambino che prima entrava spaventato nella sala attacco andava sedato, adesso entra, spalanca la bocca dalla sorpresa e mentre fa l'attacco non si accorge perché vede passare balene, delfini, pesci di ogni tipo. E finita l'esperienza chiede se può fare un altro giro. E abbiamo capito che veramente quello che si fa per migliorare l'ambiente aiuta tantissimo i bambini e altri bambini, anche i medici che devono curarli. Beh, molto bello. E, entrando nel vivo della questione, perché la Fondazione De Marchi ha deciso di aprire questo nuovo reparto di pediatria e qual è l'obiettivo di questo progetto? Allora, questo progetto nasce dal fatto che il Policlinico sta costruendo il nuovo Policlinico nel centro di Milano, sarà pronto tra un anno, anno e mezzo. Diciamo che per dicembre 2024 dovrà essere completato e dopo pochi mesi sarà operativo. E ci saranno in questo ospedale due piani per 12.000 metri quadri destinati proprio ai bambini alla pediatria, oltre al piano terra, il pronto soccorso pediatrico e la terapia intensiva pediatrica. Ecco, e su modello di altri ospedali in giro per il mondo, di quello che abbiamo fatto noi, abbiamo capito l'importanza che c'è, oltre a donare un nuovo ospedale, un nuovo ambiente, che questo ambiente sia pensato per i bambini e per i loro genitori. Ci sono ospedali bellissimi in giro per l'Europa e per il mondo, Amsterdam, Barcellona, Londra, Parigi. Il più bello sembra che sia nell'Ohio, a Columbus, un ospedale pediatrico che simula una foresta. E allora insomma abbiamo pensato, Milano è la capitale riconosciuta mondiale del design, della creatività, della moda, vogliamo che i bambini milanesi abbiano un ospedale meno bello di quello dei bambini di Columbus in Ohio? E non ci sta. Allora ho detto cerchiamo di donare, che tutti facciamo uno sforzo, invitiamo i milanesi e le agenzie creative di Milano e non solo ad attivarsi. Noi abbiamo aperto un bando, mettiamo a disposizione 1 milione di euro proprio per trasformare questo ambiente del nuovo ospedale in un posto da sogno dove i bambini, ma anche i loro familiari, possono il più possibile dimenticare di essere in ospedale, ma vengono colpiti da grafiche e installazioni digitali. Questo è il nostro obiettivo. Proprio sull'onda di quello che lei diceva prima dello sfondo marino e comunque di, esatto, rendere l'ambiente più piacevole per i bambini nonostante la situazione. I bambini, ma anche i loro genitori, secondo me sono importanti, perché il bambino è in ospedale sempre accanto a una mamma, in genere papà, e se la mamma e il papà sono sereni, anche lui è sereno. Ma la mamma e comunque il genitore, una volta che è in ospedale da una settimana, 15 giorni, un mese, sono in un ambiente favorevole, distensivo, allegro, va in crisi, e col genitore va in crisi anche il bambino. Quindi bisogna pensare ad ambienti per i bambini, magari anche ambienti per i genitori, in modo che tutto il team, bambino e genitore, possano stare il meglio possibile in ospedale. Certo, soprattutto considerando che essendo dei bambini in ospedale già il discorso non è proprio semplice e leggero da affrontare. No, assolutamente no, sono discorsi spesso difficili e quindi tutto ciò che si può fare dal grande al piccolo è sempre qualcosa di un regalo meraviglioso per questi bambini e per i loro familiari. Sì. E
Per quanto riguarda questo progetto, qual è il suo ruolo all'interno di questo progetto? Io sono il direttore esecutivo della Fondazione De Marchi, quindi devo coordinare l'attività della Fondazione. Abbiamo creato questo bando, abbiamo messo a disposizione questi soldi e adesso cerchiamo di fare più comunicazione possibile perché più realtà possibili ne vengano a conoscenza, quindi speriamo che partecipino. Al 30 ottobre chiuderemo il bando, vedremo cosa è arrivato e poi da lì a un mese consegneremo i risultati al Policlinico di Milano e con la direzione Policlinico sceglieremo, se vedremo se è arrivata l'idea giusta, poi da realizzare e la realizzeremo appena possibile, in tempo per la consegna dell'ospedale. Quindi il mio compito è di coordinare, magari da qualche idea, appunto io sto facendo un po' un tour anche degli ospedali pediatrici che ci sono in giro per l'Europa, magari qualche idea posso portarla anch'io, ma sono sicuro che a Milano ci sono tanti creativi, tante idee per regalare ai bambini di Milano l'ospedale più bello del mondo. Siamo a Milano, dobbiamo averlo noi. Giusto. I nostri bambini poi. Giusto, giustamente. E per quando è programmata la consegna di questo policlinico? Al policlinico, dicevo, sarà ultimato nel dicembre 2024, un paio di mesi perché siamo trasferiti da dove sono adesso al nuovo policlinico tutti i reparti, quindi diciamo che per la primavera 2025 sarà pienamente operativo, quindi per la primavera 2025 dovremmo essere riusciti a umanizzare e trasformare il più possibile gli spazi destinati ai bambini. Prima di salutarci volevo chiederle, vuole mandare un messaggio ai nostri spettatori? Io direi di sì, mandare un messaggio e aiutateci tutti come potete, nel senso che le agenzie creative o chiunque possa contribuire a dare idee o a sviluppare, a donare quanto può servire, benvenuto. E poi tutti quanti possono sostenere il progetto, si possono trovare tutte le informazioni sul sito www.fondazionedemarchi.it e poi oppure scriveteci, siamo a disposizione per raccontarvi questo progetto e vedere come possiamo collaborare tutti insieme per renderlo ancora più bello. Allora io la ringrazio molto di aver partecipato al nostro collegamento e le auguro un buon lavoro. Grazie altrettanto.